E dopo aver preparato insieme la crema fredda al caffè, non poteva mancare assolutamente la crema fredda al limone, perfetta per i pranzi e per le cene estive. La prepariamo insieme e andiamo in cucina. Allora, versate in un pentolino l'acqua, il succo di limone e lo zucchero, l'amido di mais setacciato, e mescolate bene il tutto con una frusta. A questo punto andiamo ai fornelli e cuociamo la crema. Dopo pochi minuti risulterà densa, lucida e liscia. Mescolate la crema e se volete aggiungete mezzo bicchierino di limoncello. L'aggiunta del limoncello è del tutto facoltativa, potete anche non aggiungere nulla. A questo punto trasferite la crema ottenuta in una ciotola. Mescolate bene e lasciate raffreddare completamente. Potete realizzare questa crema il giorno prima per il giorno dopo. La crema dovrà essere densa e fredda. Così. Adesso montate la panna, che dovrà essere ben fredda di frigorifero. Montate fino a quando la panna non risulterà densa e a lieve ferma. Così. Adesso riprendete la crema che si sarà del tutto raffreddata e aggiungete la panna poco alla volta. Mescolate con movimenti circolari dal basso verso l'alto in modo da non smontare il tutto. Ricorda che per la buona riuscita della ricetta sia la panna che la crema dovranno essere ben fredde di frigorifero. Quindi aggiungete tutta la panna, mescolate sempre dal basso verso l'alto, fino a quando non avrete ottenuto una crema densa e omogenea. Così, senza grumi, liscia e vellutata. Ecco, adesso riempite i bicchierini o le coppette monoporzioni, quello che preferite. Potete decorare con fette di limone e menta. Io ho utilizzato solo la menta. La nostra crema fredda al limone è pronta, densa, profumata e buonissima.